Buongiorno e benvenuti. Sta connettendosi anche Simone Facchinato. Io intanto mi presento e vi introduco al webinar di oggi, il webinar di Endotem. Eccolo, benvenuto Simone. Dunque, io sono Federico Invernizzi e sono il Chief Operating Officer di Endotem. Oggi con me ci sono Tommaso Migliore, che vedete con alle spalle una fotografia del CERN, che è il CEO e fondatore di Endotem, e Simone Facchinato, che è il nostro Chief Investment Officer. E insieme parliamo e ci prendiamo qualche decina di minuti per raccontarvi come l'intelligenza artificiale interagisce, come funziona nel contesto dell'asset allocation. Quindi oggi il focus sarà esattamente questo. Quindi parleremo in generale di come funziona l'intelligenza artificiale, come l'applichiamo noi, come è fatta la nostra realtà, alcuni casi applicati, quindi sostanzialmente cosa vuol dire usare l'intelligenza artificiale per fare asset allocation, e poi ci sarà ampio, spero ricco spazio per domande, dubbi, questioni. Quindi vi invito fin da adesso a fare domande. C'è una sezione che vedete su Zoom dove si possono fare domande, e sostanzialmente una specie di chat, quindi iniziate a scriverle se vi vengono in mente durante il nostro intervento, in modo che poi alla fine le possiamo riprendere e proviamo a rispondere a tutti quanti sulle questioni più interessanti che dovessero emergere. Quindi, partendo subito, rapidamente, introduzione, vi facciamo capire chi è Endotem, parliamo dell'apprendimento, perché chiaramente l'apprendimento dell'intelligenza artificiale è probabilmente la sua caratteristica più affascinante e interessante nel contesto dei mercati. Cioè, l'intelligenza artificiale non è un modello statico, è qualcosa che evolve col tempo, e questa cosa è estremamente potente e interessante, quindi ci focalizzeremo su questo e capiamo perché è rilevante nel contesto dell'asset allocation. La caliamo nel dettaglio, quindi andiamo a vedere come l'applichiamo e come lavoriamo con i nostri clienti, e poi lo applichiamo, ne parliamo nel caso concreto, quindi come funziona in un processo di investimento esistente questa metodologia, come la usiamo davvero, e andremo ovviamente a parlare nei minimi dettagli di come questa cosa avviene. Quindi, per cominciare e spiegarvi chi siamo, per chi già non lo sapesse, noi siamo Endotem e siamo una ex startup, ormai siamo una trentina di persone, quindi siamo un po' cresciuti, che sviluppa strategie di investimento che utilizzano l'intelligenza artificiale. Lo facciamo con il nostro team di ricerca e siamo advisor di investitori istituzionali, quindi i nostri clienti sono banche, società di gestione, wealth manager, investitori istituzionali più puri come fondi pensione, family office. Copriamo quindi questo tipo di clientela. Perché lo facciamo? Perché siamo convinti di questa cosa che vedete nella slide proiettata, perché gli investimenti sono diventati una sfida tecnologica. Lo sono diventati tantissimi ambiti della nostra vita e del nostro lavoro. Gli investimenti sono stati rivoluzionati negli ultimi 15 anni probabilmente, è cominciato prima, ma diciamo che l'accelerazione si è avuta in tempi più recenti perché internet ha livellato l'accesso all'informazione. L'informazione oggi è disponibile a tutti nello stesso momento, a un costo quasi nullo, ed è esplosa in quantità. Allo stesso tempo, di conseguenza, il valore di un'informazione tradizionale si è diluito, si è annacquato, e il valore dei dati è esploso. È diventato importantissimo saperli cogliere, saperli interpretare, saperli utilizzare. E di conseguenza noi ci siamo posizionati in questo settore qua. Abbiamo detto, noi affrontiamo gli investimenti con un metodo scientifico che parte dai dati. In cosa crediamo, quindi? Che l'intelligenza artificiale sia il miglior strumento che abbiamo oggi a disposizione per fare questa cosa, perché è adattivo, come vi ho accennato prima, e crediamo di fare un lavoro fondamentale al fianco dei nostri clienti per renderlo spiegabile, quindi per evitare l'effetto black box, l'effetto mistero intorno all'intelligenza artificiale, e applicarlo a problemi concreti e metterlo al servizio di soluzioni che gli investitori possono utilizzare in maniera facile e non eccessivamente futuristica o futuribile, ma concretamente applicabile oggi, domani, nei portafogli. Quindi noi partiamo da questa cosa. Partiamo, vi faccio vedere rapidamente chi siamo e come lavoriamo. Partiamo 5 anni fa da Londra. Oggi siamo divisi tra Londra e Milano, con un team, come vi dicevo, di una trentina di persone, fortemente sbilanciato e specializzato, siccome questa è la nostra caratteristica, sul mondo della ricerca, sul mondo della ricerca applicata al mondo degli investimenti. Quindi il nostro team è fatto di fisici, di ingegneri, di data scientist che hanno il compito di migliorare, mantenere e inventare nuove strategie di investimento. E
E ovviamente vivendo in un mondo che è all'intersezione tra scienza, finanza e gestione degli investimenti, è fondamentale per noi avere un rapporto molto stretto con chi la ricerca la fa in campo accademico, quindi abbiamo fondato questo Endotem Lab, che è il nostro laboratorio col quale collaboriamo con università, docenti, PhD, studenti di master, tutto il mondo universitario col quale abbiamo insomma una collaborazione molto, molto intensa e molto, molto fitta, che ovviamente è un polmone di nuove idee, è uno stimolo per contaminare le proprie. Rapidamente, i passi fondamentali che ci hanno portato qui, li vedete in questa slide, 2015, come vi ho detto, siamo partiti un filo prima, quasi 2 anni prima, l'Endotel non era ancora una società, era un'idea, era il primo lavoro, la prima ricerca fatta dai due fondatori, Tommaso e Federico Mazzorini. 2017 c'è stato un passaggio chiave, nel senso che alla fine di quell'anno, a cavallo quasi col 2018, siamo stati selezionati da Google come unica startup fintech in Europa per il loro programma di accelerazione in Silicon Valley. Quello è stato un momento, come potete immaginare, di importante accelerazione e consapevolezza anche. E di conseguenza da quel momento le cose sono andate ancora più veloci e alla fine dell'anno seguente, alla fine del 2018, quindi quasi 2 anni fa, abbiamo aperto il capitale per una minoranza dove abbiamo fatto entrare alcuni soci importanti, nel senso che sono soci che hanno grande esperienza, quindi in una minoranza del capitale oggi abbiamo una banca, abbiamo alcuni professionisti della finanza che portano un sacco di esperienza e conoscenza a un team molto giovane, quindi abbiamo Federico Ghizzoni, abbiamo Marino Valensise che è il CIO di Barings a Londra e ora si è spostato in Cardano, quindi un grosso consulente di fondi pensione, abbiamo Federico Ghizzoni che vi dicevo lo conoscerete, è l'ex amministratore delegato di Unicredit, è presidente di Rothschild, quindi abbiamo persone che ci danno una fortissima esperienza, perché appunto il nostro team è fatto da un lato da queste persone ed altre ancora, e dall'altro da persone molto più giovani con un background non necessariamente nella finanza, ma da appunto scienziati e ricercatori e programmatori, quindi abbiamo un team ibrido tra questi due poli. E le cose da quel momento sono molto accelerate, oggi siamo advisor ed è quindi girano utilizzando i nostri modelli circa 500 milioni di asset e insomma la crescita sta molto molto accelerando. Cosa facciamo? Qui vedete qualche faccia del nostro team, nel nostro ufficio. Cosa facciamo? Quindi com'è che veicoliamo questa ricerca, questa tecnologia sui nostri clienti? Lo facciamo con 3 servizi che vedete da sinistra a destra per grado, se vogliamo, di integrazione e completezza. Quindi da un lato a sinistra abbiamo la diagnostica di portafoglio, quindi un'analisi molto approfondita che sfrutta l'intelligenza artificiale per valutare il posizionamento di un portafoglio, i rischi a cui si espone, simulare scenari di stress e capire come potrebbe reagire quel portafoglio. L'asset allocation enhancement, di cui parliamo oggi, quindi come utilizzare i nostri modelli che usano l'intelligenza artificiale per fare asset allocation in maniera sofisticata e attiva, introducendosi però all'interno di un processo di investimento che già esiste, quindi aggiungendo valore, aggiungendo un input a un processo e a una struttura che prescinde, che esiste già, tipicamente, quindi parliamo di un fondo, di un mandato dove si vuole aggiungere una conoscenza, una competenza su una specifica dinamica, una specifica dimensione, e poi abbiamo la portfolio advisory, dove noi di Endotem sostanzialmente su misura creiamo una strategia sulla base delle nostre metodologie che risponde in tutto e per tutto a ciò che serve per gestire uno strumento finanziario o un mandato. Quindi l'output finale della nostra portfolio advisory è effettivamente il portafoglio che mensilmente, bimestralmente, insomma quando è definito, indica quali sono gli strumenti piuttosto che i titoli che suggeriamo di avere in portafoglio per il periodo successivo. Oggi, come vi dicevo, parliamo di asset allocation enhancement, quindi di come introdurre l'intelligenza artificiale al servizio dell'efficientamento dell'asset allocation. E su questo lascio la parola a Simone, che approfondisce un pochino l'intelligenza artificiale, l'apprendimento e come queste dinamiche entrano in gioco. Eccomi, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie Federico per l'introduzione. Cominciamo a parlare subito entrando nel tema, l'asset allocation perché è importante e perché ne parliamo oggi. Beh, allora, il primo elemento, messaggio chiave che vogliamo dare
che è anche ben noto, devo dire, che l'asset allocation è cruciale, nel senso che ci sono stati già molti studi in passato che dimostrano che il 90% della variabilità di rendimento di un portafoglio, quindi del suo variare in termini di performance, dipende dall'asset allocation. Potremmo quasi dire che l'asset allocation è tutto quando guardiamo a un portafoglio e dobbiamo scegliere un profilo di rischio. In realtà, entrando un po', se vai avanti Federico, se puoi, perfetto, se, in realtà c'è qualche sfumatura da considerare, nel senso che è certamente fondamentale l'asset allocation, quindi la scelta dell'asset allocation, quando si va a definire o si va a scegliere tra i tanti profili di rischio che appunto si vanno, si possono, nei quali si possono, si può appunto investire. Però allo stesso tempo non c'è solo asset allocation, c'è anche la security selection. Bene, il bello della diretta, credo che ci coinvolge se riusciamo a rimettere le slide. Purtroppo, bene, ecco, per tornare sul punto, scusate, comunque. Il messaggio è: quando avete scelto però il profilo di rischio, a quel punto l'asset allocation non diventa più predominante. Riveste comunque un ruolo importante, il 40% della variabilità del rendimento del portafoglio è comunque dato dalla scelta dell'asset allocation, però l'altra parte molto importante è la security selection con il 60%. Quindi c'è bisogno di tenere conto di entrambi gli elementi, sicuramente l'asset allocation può dare un grande valore. Prego, Federico. A dimostrare quanto è importante l'asset allocation, queste immagini che adesso vedete formarsi, che rappresenta le varie asset class nelle quali possiamo investire, ovviamente le principali, in sfumature di azzurro trovate le azioni, con le sfumature di verde il mondo delle obbligazioni, e poi chiamiamole le alternative come l'oro piuttosto che l'investimento in REITs, Real Estate Investment Trust. Allora, come vedete, questa immagine dà subito il messaggio quanto la performance di ciascuna asset class sia diversa e non stabile, anzi direi non stabile nel tempo. Per esempio, il 2020, dopo 10 anni, è stato l'anno dell'oro. L'hanno anche dei bond dopo direi, diversi anni dove le azioni erano state il protagonista. Interessante perché il 2020 è stato l'anno un anno caratterizzato purtroppo da una pandemia, dal Covid, e è stato anche l'anno dal punto di vista degli investimenti caratterizzato dalla reazione dei governi, delle banche centrali che hanno per l'appunto iniettato grandissima liquidità. Pensavamo che dopo il 2008, 2010, 2011 di aver visto già tutte le azioni delle banche centrali, di averle portate al limite. In realtà il 2020 ha dimostrato che si può andare ben oltre nell'iniezione di liquidità e nell'abbassamento di tasse reali. Ecco perché i bond sono andati molto bene, ecco perché anche l'oro è andato così bene. Prego, Federico, grazie. Allora, cerchiamo un attimino di adesso capire, visto che l'asset allocation è così. Perlomeno dove investiamo non è una scelta facile perché c'è tanta variabilità tra le asset class. Quindi cerchiamo di capire cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale per migliorare questo nostro processo. Beh, allora partiamo da un presupposto che i mercati finanziari non si comportano sempre allo stesso modo. Possiamo, in questo rettangolo che vedete qui, rappresentiamo così in modo simbolico, un punto nello spazio dove, anzi un'area nello spazio dove i mercati finanziari trovano un certo comfort, no? Gli investitori pensano e hanno delle view tali per cui creano determinate relazioni tra le asset class. Quando si fa un modello quantitativo tradizionale, lo si parametrizza e lo si studia proprio per essere coerente con quello scenario particolare. Allo stesso modo, un modello sull'intelligenza artificiale cerca anche lui questa coerenza perché se capisce quali sono le relazioni tra le asset class, può chiaramente ben performare. Con il variare del tempo, in realtà, le cose cambiano perché i mercati evolvono e nell'evolversi si spostano proprio nello spazio
delle possibili relazioni tra le diverse asset class, le potremmo chiamare correlazioni per dare un nome più tecnico, ma in realtà sono tanti gli elementi che si spostano le relazioni macro tra le asset class, si spostano le dinamiche che in generale creano anche la reazione quando appunto i mercati vanno in un certo modo da parte di banche centrali piuttosto che i mercati o economie vanno in un certo modo da parte di banche centrali piuttosto che di governi. Allora, cosa può fare l'AI? Beh, allora, prima di tutto, come vedete in questo grafico, adattarsi, quindi non rimanere stick ferma nel tempo, ma capire come stanno cambiando le relazioni tra le asset class e quindi adattarsi ai nuovi scenari. Identificare anomalie nelle dinamiche di mercato, quindi rendersi conto di quello che di anomalo sta accadendo e quindi ottimizzare il posizionamento di portafoglio. L'AI non è però magia, quindi non può prevedere cigni neri. L'esempio del Covid, quindi l'esempio di quello che è successo a febbraio, un evento assolutamente non prevedibile perché out of the blue, cioè nel senso che veniva da una crisi sanitaria non valutabile ex ante, è chiaramente qualcosa che non può essere previsto con l'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo noi riteniamo che fare timing di mercato, cercare di comprare basso per vendere alto, non sia neanche questo un obiettivo che dobbiamo chiedere all'intelligenza artificiale. Dobbiamo chiedere invece di riuscire a creare portafogli ottimizzati e che siano più robusti e più performanti nel tempo, questo sì. Allora, cerchiamo di andare in un esempio pratico che renderà l'idea di quello che è successo nei mercati finanziari del 2020 e come grazie all'intelligenza artificiale si è potuto reagire e adattarsi a quello che stava accadendo. Allora, adesso qui vedremo un benchmark di un mandato che gestiamo per un cliente, quindi in viola c'è il benchmark come vedete qui, e poi vedremo varie fasi di performance del nostro portafoglio che sono legate al, potremmo definirli, a tre modelli diversi gestiti, lasciatemi dire, dall'intelligenza artificiale, cioè la scelta di quale era il setting migliore dei modelli appunto selezionata grazie all'intelligenza artificiale che si è adattata. Quindi portafoglio nero è la linea nera, è la performance di quel modello di intelligenza artificiale che aveva avuto un training precedente. Non poteva prevedere appunto il cigno nero di febbraio, quindi anche lui ha avuto il ribasso, ma comunque aveva performato, si era comportato molto bene rispetto al benchmark. Più o meno a inizio marzo c'è stata una fase importante in cui i nostri modelli hanno avuto un retraining, quindi hanno avuto un'altra fase di apprendimento e si è stato cambiato sostanzialmente il modello passando alla linea azzurrina che vedete qui, quindi il primo retraining. A questo primo retraining poi verso l'inizio di aprile, i primi 15 giorni di aprile, c'è stata una nuova fase dove c'è stata una variazione significativa, ovviamente qui riportiamo solo le variazioni significative degne di nota, in cui si è passato il terzo modello che ha portato all'ultimo retraining con la linea verde che vedete. Quindi molto interessante perché c'è stato un cambiamento nel tempo in modo da avere sempre il posizionamento ottimale. Facciamoci adesso però un po' di domande per cercare di capire meglio la situazione. Prego. Quindi cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l'apprendimento dell'AI? Quindi vediamo quanto efficace è stata appunto la fase di apprendimento nei vari momenti dell'AI. Primo caso, il nero, se avessimo utilizzato lo stesso modello con il primo retraining, saremmo arrivati alla performance che vedete alla fine, che è poco diversa da quella del benchmark, quindi sostanzialmente una fase migliore all'inizio, ma poi il benchmark avrebbe recuperato. Vediamo adesso il primo retraining, quello blu, cosa sarebbe successo se avessimo mantenuto fino alla fine il portafoglio con il retraining blu, leggermente meglio, ma non un grande risultato
dando un risultato particolarmente elevato rispetto al nero. Andiamo poi al secondo retraining. Eccovi qui, vedete invece che il secondo retraining ha aggiunto molto valore. Sottolineo, interessante vedere la fase blu perché è una fase molto delicata per qualsiasi modello quantitativo. In quel momento lì uno avrebbe potuto pensare che, visto l'aumento del rischio, visto il grosso drawdown, l'intelligenza artificiale avesse appreso di fatto un de-risking del portafoglio appunto a causa di questo aumento del rischio. Così non è stato. In realtà l'intelligenza artificiale è riuscita a comprendere che si stava creando una fase di caos e che andava meglio ribilanciato il portafoglio più che un vero de-risking. Anzi, un vero de-risking sarebbe stato negativo perché avrebbe diminuito le probabilità di ritorno nel medio periodo. Andiamo adesso a chiederci, ma questo significa che i modelli quindi di AI fanno sempre meglio? Cioè che basta prendere l'ultimo, che quindi l'ultimo sarebbe stato il migliore? No, non è vero neanche questo. Adesso lo vedrete perché riprendiamo appunto la linea verde e vediamo come avrebbe performato questa linea verde se avessimo utilizzato questo stesso modello, questo ultimo quindi, sin dall'inizio. Come vedete, tutto a sinistra, partendo dal 31 di dicembre, il puntino verde è più alto del puntino grigio, il che significa che nella prima parte avrebbe fatto peggio, poi sarebbe sceso molto di più. E alla fine, evidentemente, non avremmo avuto questo risultato, ma dovremmo traslarlo di giù di un pochettino. Vediamo allora quindi cosa avrebbe fatto il modello blu. Anche in questo caso, il modello blu, come vedete, tutto a sinistra, parte sopra 1, quindi sopra la linea grigia, non molto diverso dal primo modello, però aveva fatto un po' meno nella fase di salita, e poi, evidentemente, aveva fatto, se lo guardiamo alla fine, un po' peggio. Quindi, in sostanza, possiamo dire che l'intelligenza artificiale si è adattata nel tempo, o meglio, ha permesso un adattamento nel tempo, scegliendo la soluzione giusta al momento giusto. E questa è una caratteristica forte, dell'intelligenza artificiale. Prego, Federico, io avrei terminato, passiamo all'altra parte. Grazie Simone. Chiarissimo, io passo direttamente a Tommaso per entrare nel merito della prossima sezione. Quindi abbiamo capito l'intelligenza artificiale, cosa ci porta, l'adattività, il fatto che l'ultimo modello non sia sempre per forza quello che risolve tutti i problemi, ma quello giusto nel momento giusto. Si lavora per questo. Tommaso, prego. Allora, giustamente con Simone abbiamo visto un esempio concreto di un portafoglio multi-asset e di come questo processo di adattività accade. Adesso è interessante prenderci un attimo di tempo per entrare un po' più nel dettaglio e capire nella pratica come noi effettivamente trasferiamo le proprietà dei mercati ai modelli, cioè un concetto che cerchiamo sempre di trasferire in ogni occasione possibile è quella di far capire il più possibile che un modello che apprende è un modello che è in grado di cogliere delle proprietà dei mercati. Ecco, noi in 5 anni di ricerca e sviluppo abbiamo trovato che il modo migliore per trasferire le proprietà dei mercati non è tanto quello di inseguire le notizie piuttosto che cercare dei dati alternativi super informativi, ma è quello di lavorare con la microstruttura del mercato, ovvero lavorando con la varianza e la covarianza, quindi le correlazioni, e andare a capire una dinamica molto, molto nota a chiunque si occupi di investimenti, che è il concetto di inerzialità dei mercati. I mercati sono inerziali, quindi domani ci possiamo aspettare che sia circa come oggi, finché a un certo punto di colpo non lo è più perché arriva il Covid. Ecco, queste due dinamiche, il fatto che i mercati siano inerziali da un lato e il fatto che di colpo l'inerzialità si interrompa, sono due dinamiche che la prima è sfruttabile e la seconda ci si può proteggere. Quindi la domanda a questo punto, seppur complicata dal punto di vista matematico, è abbastanza semplice. Come facciamo a trasferire a un sistema la capacità di cogliere l'inerzialità, ma al tempo stesso di proteggersi dal momento in cui l'inerzialità di colpo viene a mancare? Noi ci siamo concentrati appunto a studiare la matrice di varianza e covarianza. Quindi io parlo di microstruttura di mercato, ovvero capire come le correlazioni probabilisticamente potrebbero evolvere da 1 a 3 mesi.
Quindi sostanzialmente i nostri sistemi cosa fanno? Nella fotografia che voi vedete adesso sulla slide, cerchiamo di trasferire questa dinamica. A sinistra vedete una matrice di correlazioni, no? Quindi in blu scuro vedete gli azionari, in blu chiaro gli obbligazionari e in arancione le commodities. I colori sono lì per aiutare a comprendere meglio, no? Più è rosso, più due asset class sono correlate. L'esempio che possiamo vedere è small cap US equities con per esempio large cap US, che vedete che ha una correlazione di 0,9 ed è molto rosso in alto a sinistra, mentre invece quando è blu è anticorrelato. Quindi vuol dire che tendenzialmente le asset class si muovono in un modo o nell'altro. Ora, nell'animazione che è appena partita, vediamo quanto in realtà questa cosa cambi nel tempo, nel senso che Federico ci sta mostrando adesso, vedete anche soltanto guardando i colori, quanto effettivamente l'inerzialità di mercato c'è e non c'è. È ancora più interessante capire perché è importante utilizzarlo, ma al tempo stesso è importante avere un sistema che sia in grado di coglierla dinamicamente. Quindi il concetto di avere il portafoglio equity bond e quello di per sé mi anticorrella il portafoglio e me lo diversifica è un concetto che sempre più viene messo in discussione. Quindi noi, su queste basi, com'è che trasferiamo queste proprietà ai mercati e cosa ci consente di fare? Allora, noi partendo da un universo investibile che decidiamo con la controparte, andiamo a fare che cosa? Andiamo a clusterizzare, quindi a creare tante piccole matrici calcolate in maniera diversa sullo stesso universo investibile. Cosa vuol dire? Ci sediamo con una controparte e decidiamo che l'universo investibile sono, diciamo, 35 strumenti, quelli che vediamo nella matrice a sinistra che definisce l'universo investibile. A questo punto, da questi 35, noi creiamo centinaia di migliaia di matrici che hanno una dimensionalità diversa. Cosa vuol dire? In ogni matrice non ci sono gli stessi elementi, quindi può essere una matrice che da 35x35 diventa, per esempio, 20x20, 18x18. E ogni volta andiamo a fare qualcosa in più, andiamo a calcolare la matrice in maniera diversa, quindi con diversi orizzonti temporali, con diverse tecniche, GARCH, Exponential Moving Average, quindi andiamo a modificare questa struttura. Al tempo stesso, logicamente non lo mostriamo in animazione per non creare ulteriore complicazione, dobbiamo pensare che guardiamo sempre alla distribuzione dei rendimenti delle asset class nell'universo in oggetto. A questo punto che cosa facciamo? Chiediamo alla macchina di fare clustering. Fare clustering è qualcosa che viene raffigurato in questo modo qua, ma per capirlo in maniera un po' più precisa, che cosa vuol dire? Vuol dire che chiediamo all'intelligenza artificiale di associare delle analogie, quindi delle strutture simili della matrice delle correlazioni, su come queste poi si sono evolute nel futuro. Quello che vediamo adesso, lo step successivo, è il beneficio di fare clustering. Una volta che noi abbiamo scomposto la storia e abbiamo utilizzato la storia per creare un'esperienza, un po' come facciamo noi esseri umani che apprendiamo, a questo punto siamo al momento di oggi, no? Dobbiamo costruire il portafoglio. Bene, che cosa osserviamo? Osserviamo lo scenario attuale. Lo scenario attuale viene descritto dalle condizioni di mercato. Quindi la matrice varianza e covarianza a distribuzione dei rendimenti. A questo punto, avendo fatto clustering prima, cioè quell'associazione, questo ci consente di fare una cosa piuttosto innovativa, cioè ci consente di andare a guardare all'interno della matrice delle correlazioni di oggi per capire come le singole zone, che sono rappresentate da quei cerchietti bianchi, potrebbero probabilisticamente evolvere nel futuro. Quindi in un certo senso dovete pensare, è come dire un sistema che cerca di riconoscere un volto, maschile o femminile, per esempio, un volto di una persona. Che cos'è che fa un'intelligenza artificiale? Comincia a guardare il volto, guarda determinati dettagli, guarda gli occhi, guarda il naso, la bocca, la forma del volto, e cerca di associare una probabilità e dire con queste condizioni, con queste diciamo caratteristiche, è probabile che il volto sia di un uomo che si chiama Mario, ok? Ecco che noi facciamo la stessa cosa, cioè andiamo a vedere all'interno della matrice varianza e covarianza per dire con queste condizioni è probabile che ci sia questa evoluzione delle correlazioni. E questo ci permette di costruire i pesi. Quindi se noi vogliamo la costruzione dei pesi da un punto di vista puramente matematico, per chi conosce bene la matematica di Markowitz, è sempre subottimale misurata sul passato, però è ottimale misurata sul futuro, perché non trova il punto che ottimizza le condizioni, diciamo la frontiera efficiente storica, ma è un punto sotto la frontiera efficiente che però tende a essere molto più stabile nel medio-lungo termine. E questo effettivamente è il driver
della performance, proprio la stabilità. Questi pesi sono poi quelli che vanno a costituire il, di fatto il servizio di asset allocation enhancement, ovvero, e lo vediamo nella slide successiva, vediamo che i pesi vengono costruiti a livello di asset class, di geografie o di settori. Simone prima ci ha fatto vedere l'importanza delle varie dinamiche, no? Da quella delle asset class a livello, diciamo, della spiegazione della performance di un portafoglio generico e quella invece delle geografie dei settori quando andiamo a confrontare portafogli che hanno profili di rischio particolari. Proprio per questo motivo, inevitabilmente, il nostro servizio di asset class enhancement deve essere customizzato per andare incontro alle necessità di ciascuna controparte e fittare bene all'interno del proprio processo di investimento. Comunque poi ci sarà spazio per diverse domande che vedo già che stanno arrivando e alcune sono abbastanza tecniche, nella sezione successiva poi dopo ci soffermeremo per rispondere a tutte quelle che arrivano. Grazie. Grazie Tommaso. Io chiudo questa presentazione in tre parti, diciamo, facendovi vedere cosa vuol dire concretamente. Quindi abbiamo capito il perché, abbiamo capito il come, cioè guardare le matrici, guardare le correlazioni, fare una previsione probabilistica della loro evoluzione, che ovviamente è una dinamica rilevante e sfruttabile per dare del valore nell'asset allocation, nel costruire i portafogli. Quindi come lo facciamo? Com'è che si finisce per lavorare con un cliente con questo servizio? E ve lo facciamo vedere in maniera molto, molto esplicita, molto diretta. Quindi stiamo parlando, come dicevamo, di asset allocation enhancement, quindi questo servizio. Cosa succede? Si lavora con un cliente in maniera personalizzata, su misura, nel senso che ovviamente, penso che i nostri, coloro che ci ascoltano lo sappiano, perché ho visto un po' di nomi, ho visto un po' dei loro profili e capisco che stiamo parlando con persone che conoscono il settore. Ciascuno è diverso, ciascuno ha le sue esigenze, due portafogli non sono quasi mai uguali e vengono soprattutto da storie, da team, da persone con competenze differenti e a obiettivi di investimento differenti. Quindi cosa succede? Sostanzialmente ci si mette al tavolo con i tecnici di Endotem da un lato e il cliente dall'altro per capire la strategia che stanno implementando e sulla quale intervenire, che profilo di rischio ha, come si muove, qual è l'ambito nel quale si deve muovere a livello di rischio rendimento, a livello di diversificazione, a livello di geografia. Quindi questo vuol dire da un lato definire alcuni parametri che sono l'esposizione a certe asset class, la frequenza di ribilanciamento del portafoglio, il tipo di strumenti utilizzabili, dall'altro l'universo investibile. Quello che citava Tommaso quando mostrava le matrici di correlazione vuol dire che dobbiamo capire bene questa strategia investe in mercato, singole azioni del mercato europeo, investe multi asset, investe utilizzando derivati, investe utilizzando fondi attivi. Quindi ovviamente tutte queste sono cose che si possono fare, anche un mix di queste, bisogna capirle, comprenderle, perché il metodo col quale noi lavoriamo è costruire delle metodologie di investimento che poi vengono applicate e sostanzialmente avviene una parte di training, quindi è un concetto tipico dell'intelligenza artificiale, quindi l'apprendimento avviene nel contesto, viene reiterato nel contesto definito da tutti i vincoli e da tutti gli input che vengono da un cliente. Quindi quel modello parte da una metodologia che abbiamo e viene applicato e personalizzato e addestrato ad operare in quello specifico ambiente sostanzialmente. Quindi definizione parametri sono quelli che a questo punto vogliamo come output e quindi ovviamente di caso in caso va definita questa cosa e si arriva a generare poi periodicamente e di nuovo i tempi variano dalla settimana al semestre, l'orizzonte sul quale noi ragioniamo, tra l'altro ve lo dico perché è un elemento interessante secondo me, spesso si associa l'intelligenza artificiale a altra alta frequenza di trading, high frequency trading e movimenti velocissimi sui mercati. La verità è che, l'avrete intuito dal discorso di Tommaso, se noi guardiamo alle correlazioni, alla loro evoluzione, dobbiamo avere un periodo di tempo un pochino più lungo, quindi qualcosa che possiamo definire come breve, medio, non so, periodo che vuol dire da alcune settimane, da alcuni mesi, per cogliere delle dinamiche e poterle sfruttare, utilizzare, aggiungendo del valore ai nostri modelli di investimento. Quindi, qui vediamo un esempio, per un cliente abbiamo sviluppato un sistema di scoring settoriale per mercato azionario americano e per mercato europeo,
dove rispetto al benchmark andiamo a definire mese su mese se sovrappesare, sottopesare o stare in linea col peso del benchmark di questo specifico settore nel mercato azionario. Ovviamente questa parte, come abbiamo accennato, questa parte di allocazione settoriale rende bene l'idea del fatto che è un pezzo del processo decisionale, di un processo che esiste e che tiene conto di diversi input, di cose differenti, di ricerca, di analisi di proprietaria fatta sui singoli titoli, di analisi di scenario politica, di asset allocation strategica, di analisi macro, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente ogni processo di investimento è differente, però circa le dinamiche che entrano in gioco sono queste. Noi contribuiamo con l'asset allocation enhancement su questa specifica dinamica, cioè sull'allocazione settoriale e su come, alla luce di tutte le altre, gli altri input che l'asset manager ha messo insieme, il settore deve essere pesato, sovrappesato, sottopesato, e interveniamo su questa specifica dinamica. E ovviamente l'esito è il portafoglio, combinando tutti questi input. Io mi interrompo, credo che abbiamo dato una panoramica abbastanza approfondita e mi prendo 15 secondi per fare il punto sulle cose principali che abbiamo detto e poi lasciamo spazio alle domande, ce ne sono già diverse e quindi cominciamo da quelle. In sostanza, di cosa abbiamo parlato? Asset allocation e la sua fondamentale importanza, cioè è quella che definisce il rischio rendimento del portafoglio, è quello che lo colloca, è quello che lo caratterizza e lo caratterizza nel lungo periodo. Il fatto che comparativamente parlando, questa dinamica però è piuttosto variabile, quindi l'adattarsi, il saper gestire questa evoluzione aggiunge del valore molto significativo e è un driver importantissimo di performance. Infine, l'intelligenza artificiale cosa può fare e cosa non può fare? Quindi può cogliere dei cambiamenti, può cogliere del significato da dati complessi e strutturati, può posizionare bene il portafoglio, diversificarlo bene in maniera strutturata. Quello che non può fare è prevedere i cigni neri, prevedere il Covid, per intenderci, e questo l'ha spiegato molto bene Simone. L'AI è la soluzione giusta al momento giusto, di conseguenza. Quindi quel discorso che abbiamo visto sui modelli e i successivi training e le successive evoluzioni, che significano non che il terzo modello è migliore del primo, per forza, modello o la terza iterazione, per intenderci, significano che la terza iterazione è quella giusta per quel terzo periodo o quella più giusta per quel terzo periodo, quindi essere posizionati in maniera corretta in ogni periodo che è differente dal precedente, e spesso è così perché i mercati cambiano. Lei ha il futuro, no, è il presente degli investimenti, quindi la stiamo già usando, abbiamo uno dei track record più lunghi in Europa con questa tecnologia e quindi ci teniamo a dire che non è futuribile, ma è qualcosa di molto concreto, se applicata con i crismi che ci vogliono e quindi sostanzialmente in maniera vincolata all'interno di un problema noto, all'interno di un problema strutturato, e al servizio di istituzioni che ne comprendono e ne gestiscono la complessità. Quindi non è per domani, ma è già per oggi. Quindi con questo chiudiamo la presentazione e passiamo alle domande. Tommaso, ho visto che tu avevi sotto mano una prima domanda alla quale rispondere, vai tu. Perfetto, procedo io. Allora, c'è una domanda da Carlo che ci dice: capisco Sigma, ma i rendimenti attesi? Ovvero, vado ad approfondire la domanda per se non fosse subito chiara. Nel senso, Carlo sta chiedendo, da un lato c'è la distribuzione della matrice di varianza covarianza, quindi Sigma, dall'altro lato abbiamo la distribuzione dei rendimenti. Come gestiamo la parte di rendimenti attesi, che sappiamo essere una parte fondamentale del portafoglio? Allora, di fatto quello che noi facciamo è mettiamo il focus sulla gamba sinistra della distribuzione dei rendimenti. Innanzitutto dobbiamo vedere una cosa che è un vantaggio, ovvero tipicamente, storicamente, in un'ottimizzazione di portafoglio mean optimization, quindi un processo standard, uno guarda la matrice VAR-COVAR storica, diciamo, e dall'altro lato guarda la distribuzione dei rendimenti, no, guarda i rendimenti storici medi, oppure i rendimenti storici ottenuti, realizzati. Questo crea delle distorsioni, motivo per cui sono arrivati vari Black e Litterman e le simulazioni di Monte Carlo con le tecniche di resampling per superare questi sistemi. Sostanzialmente noi invece che cosa facciamo?
potendo lavorare non con una distribuzione, ma con tutte le distribuzioni dei rendimenti, riusciamo a valutare meglio la rischiosità e quindi capire quanto la singola media del valore è effettivamente significativa. Quindi di fatto il risultato che cos'è? Che da un lato abbiamo un'indicazione sul rendimento comunque che è interessante per il posizionamento ponderato per il rischio. Dall'altro lato abbiamo un'informazione molto migliore sulla rischiosità e quindi sulla consistenza di quel rendimento. Però ce l'abbiamo con un'informazione che non è sintetizzata da noi dandogli la curtosi o la skewness della distribuzione, ma effettivamente considerando ogni singola distribuzione così com'è. E questo di fatto ci permette di avere un posizionamento più preciso. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Questa risponde anche alla domanda sulle fat tails, quindi direi che la possiamo inglobare, sì, no? Se c'è una domanda appunto sulla replica delle distribuzioni, se replichiamo delle distribuzioni normali piuttosto che abbiamo trovato fat tails, di fatto Tommaso ha risposto insieme. A entrambe, sì. Su questo mi unisco con un'altra domanda di Lorenzo, che in realtà che secondo me tocca un punto che ovviamente è incluso in quello che avete detto, ma possiamo ampliarlo per parlare un pochino dei dati che vengono utilizzati. Ovviamente, avendo parlato di correlazione, di distribuzioni, implicito abbiamo parlato di rendimenti. Però il fatto che usiamo certi dati e non certi altri, e qui mi rivolgo sia a Simone che a Tommaso, è frutto di una lunga e faticoso studio su diverse tipologie di dati e le loro implicazioni. Quindi vi chiederei di ampliare un pochino su questo aspetto dei dati. Beh, allora, io magari do un'introduzione e poi lascio Simone concludere. Il mondo di dati abbiamo provato di tutto, devo dire che in 5 anni oramai di ricerca abbiamo provato un po' di tutto. Di fatto abbiamo clusterizzato i dati per potere predittivo e informazione, ma sostanzialmente lato news e market sentiment, nonostante ci sia grande hype e grande interesse, è molto debole capire la causalità, cioè capire se è il Twitter che muove il prezzo o prezzo che muove il Twitter, per capirci. Quindi è debole se c'è del valore nel brevissimo termine, perché poi diventa veramente troppo rumore. I dati alternativi dipende dai dati, quindi lì non è più il modello ma sono i dati. Se uno ha un dato informativo, cosa ti interessa al modello capace di coglierlo meglio? E l'ultima invece informazione è l'utilizzo dei dati fondamentali. I dati fondamentali noi li utilizziamo per capire quelli che sono i fattori di rischio più che i fattori più che per prendere decisioni di investimento, e in realtà poi per le decisioni di investimento utilizziamo dati di mercato strutturati, quindi appunto quelli che noi diciamo non tanto i prezzi che sono rilevanti, ma i rendimenti e i momenti successivi, la varianza e covarianza. Quello che però è interessante dal punto di vista più di mercato è quanto questi dati ci raccontano della struttura dei mercati. Simone, se vuoi darci il tuo punto di vista. In effetti è molto interessante questo aspetto dei dati, perché chiarisce anche dove può esserci il valore, no? E questo è un qualcosa che troppe volte viene sottostimato, perché quando guardiamo, come si diceva, anche molto a lungo termine e dobbiamo mettere in moto la nostra immaginazione, non ci sono dati oggettivi, tra virgolette, per immaginare il futuro, beh, a quel punto nel lungo periodo è molto più efficace lasciare fare all'uomo. Quindi quando penso a un portafoglio, una asset allocation strategica di lunghissimo periodo, è probabilmente il metodo migliore oggi per farlo è proprio quello di utilizzare la visione dell'uomo, dello scenario che ci può essere nel lungo o lunghissimo periodo. Viceversa, quando invece si tratta di combattere sul terreno di gioco nel mese e mezzo, dei 3 mesi, beh, lì invece c'è una frequenza di dati che è molto importante. C'è sicuramente una struttura di mercato che evolve e cambia nel tempo, e per riuscire a fare questa attività con tempistica, di fatto l'unico modo scientifico che ci aiuta è l'intelligenza artificiale, perché chi ha sviluppato, tanti hanno sviluppato, anche che ci ascoltano, modelli quantitativi e sanno quanta fatica, energia e quanto tempo bisogna mettere per sviluppare e parametrizzare un modello in una certa fase, in un certo momento di mercato. Ecco, questa stessa energia in un qualche modo va rimessa quando cambia il mercato, quindi diventa ingestibile con i tempi che oggi hanno
i mercati di reazione. L'intelligenza artificiale lì dà veramente grande valore. Su questo, Simone, mi unisco con una domanda di Giuseppe. Rispondo in parte io, in parte te la rigiro, visto che parlavamo di tempi e di tempistiche. Risposta alla domanda flash. Il modello aggiornato è sempre migliore del modello vecchio? No, nel No, senso no. che ovviamente ti lascio espandere, però il concetto è no, è avere il modello che risponde meglio a quella realtà di mercato che viene osservata in quel momento. Quindi adattato per cogliere alcune dinamiche che magari si sono evolute rispetto al passato, non è necessariamente meglio, come abbiamo visto, portandolo nel passato, per esempio, non è detto, anzi sarebbe un segnale un po' strano se performasse sempre meglio. Sarebbe paradossale, perché a quel punto miglioramento su miglioramento avremmo un modello che performa sempre, cosa che non può succedere. Seconda domanda che ti giro, Simone, è la frequenza ottimale per aggiornare il modello e quindi l'orizzonte che utilizziamo, in parte l'hai già toccato, ma se vuoi rispondere anche a questo. Sì, questo mi aiuta anche la prima domanda a un po' sfatare un tema, quello in cui che è una critica iniziale che si faceva ai modelli guidati all'intelligenza artificiale, al machine learning in generale, cioè che potesse essere una black box dove uno non riesce a capire quello che fa. Nella realtà va pensato esattamente il contrario, come la vedo io, nel senso che di fatto da investitore, io l'ho fatto per tanti anni, continuo a farlo, da investitore che prende le decisioni con i mercati che cambiano strutturalmente come è successo in questi anni, siamo stati continuamente sfidati a dover cambiare i nostri punti di vista e a cambiare quindi i nostri posizionamenti e adattarci. Solo che l'abbiamo fatto con delle modalità che non sono scientifiche. Quindi veramente lì c'è stata una grande, tra virgolette, black box nella mente di ognuno che ha interpretato, ha cercato di capire come poter adattarsi a quello che accadeva. Qui stiamo invece parlando di un adattamento che, giustamente come sottolineavi te, non è il migliore di sempre, perché vorrebbe dire che ogni volta troviamo la soluzione di tutto quello che è accaduto nel passato, no? Perché in realtà il passato ha le sue sfumature e in ogni momento c'era bisogno di dare una soluzione che performasse e non poteva essere la stessa soluzione di sempre. Quindi la vera parola chiave è quella di riuscire a inglobare il metodo scientifico, quindi qualcosa di robusto, qualcosa di controllabile, qualcosa non guidato dai bias emotivi, e sottolineo non guidato dai bias emotivi, che mi permetta di comprendere il mercato, lo scenario che ho e adattare la mia Grazie. posizione, la mia strategia. Grazie Simone. E rapidissimo, cerco anch'io di limitarvi e facciamo tutti velocissimi così rispondiamo a tutti perché ci sono molte molte domande. Quindi Edoardo chiede, in parte abbiamo già toccato, Tommaso se vuoi fare un recap su questo punto, la distribuzione dei rendimenti sono normali, le fat tails, come gestiamo le distribuzioni dei rendimenti? Allora, le distribuzioni dei rendimenti l'abbiamo visto in parte prima, di fatto il vantaggio di non doverla scomporre in due metriche che sono skewness, curtosi, media, moda, ma poterla vedere nella complessità di come è fatta la singola e misurata su diverse orizzonti temporali, di fatto ci espone di non dover modellizzare in maniera perfetta tutte le matrici, tutte le distribuzioni, va a prenderle per come sono. Quindi ci permette di un po' uscire dalla dinamica tipica di se io utilizzo una distribuzione di un certo tipo, poi sono vincolato a come l'ho modellizzata in prima battuta. Poi di fatto, onestamente, anche parliamoci in maniera molto trasparente, non è che andare a fare una modellizzazione estremamente precisa ci possa dare un vantaggio veramente enorme, perché uno pensa, ma se io ho la modellizzazione perfetta, non ho un vantaggio. Il vero vantaggio ce l'ho se io ho i rendimenti giusti, quello sarebbe il vero vantaggio. Però comunque c'è un grande vantaggio nel valutare meglio la concreta rischiosità dell'incrocio tra le asset class. Grazie Tommaso. Io rispondo rapidissimo a una domanda di Sebastiano e poi passiamo ad altre che vi giro. Sebastiano dice, i nostri clienti sono anche strutture di multifamily office, regole e come funziona? Sì, lavoriamo anche con strutture di questo tipo, assolutamente. Come funziona? In parte vi ho descritto il processo, quindi sostanzialmente si parte dal capire il mandato, capire qual è l'obiettivo di investimento, capire come declinare questo tipo di servizio, cioè di enhancement che si inserisce su un processo che già esiste, piuttosto che un servizio di advisory che prende un mandato, un portafoglio e lo gestisce dalla A alla Z.
sulla base di un obiettivo, di un universo investibile, di parametri e vincoli di rischio, e poi si applica, si fa il training del modello ad hoc per quel contesto e poi lo si applica lì. Lavoriamo come advisor, quindi abbiamo un advisory fee, una performance fee, come se fossimo da quel punto di vista degli asset manager. Nel mondo dell'asset allocation enhancement invece tipicamente lavoriamo quando ci inseriamo in un processo che già esiste con una fee, come se... come di fatto siamo, come dei provider di ricerca e di input aggiuntivi a un processo che esiste. Passo alla successiva di Giuseppe, Tommaso e Simone, in realtà per entrambi. Com'è che integriamo, forse prima Simone, com'è che integriamo i modelli AI con l'analisi fondamentale? Beh, li integriamo perché possiamo tranquillamente avere delle view da parte, per esempio, di un comitato investimenti che può avere delle view fondamentali, piuttosto che da altre fonti, e le integriamo andando a di fatto una cosa che facciamo proprio per certi clienti, andando a prendere questi view come punti di riferimento sui quali attorno ai quali, con determinati constraint, con determinati vincoli, andiamo ad applicare l'intelligenza artificiale. Quindi di fatto un'intelligenza artificiale che elabora le sue soluzioni partendo da una potremmo definire una view a priori. Un contesto di operatività vincolato e definito da questi input, chiaro? E sempre per stare... Questo è uno del bello dell'intelligenza artificiale, possiamo customizzare la soluzione in base a tantissimi vincoli o a view che partono dall'inizio a priori, quindi è veramente uno degli elementi caratterizzanti oltre all'adattabilità. Giusto, grazie. Edoardo, questo è per Tommaso perché ne ha parlato lui prima, quindi torno su Tommaso. Edoardo ci chiede, lo scenario di correlazione attuale, com'è che lo evolviamo per stimare le correlazioni future, che è un po' il fulcro della nostra tecnologia? Ok, giustamente. Allora, prima abbiamo visto quel processo che era a step. Magari Federico, se ci condividi un secondo la slide... in oggetto, credo che aiuti a spiegarlo ancora un filo meglio. Il concetto che cos'è? Prendo un secondo solo per dire una cosa. In intelligenza artificiale il processo, diciamo, più importante che dobbiamo cercare di arrivare, l'obiettivo è che il modello generalizzi. Un modello che generalizzi, e un modello generalizzazione vuol dire imparare a riconoscere delle cose perché ne sia, abbiamo capito le proprietà. Un esempio chiaro è quella: se io faccio uno schizzo di un albero, ok, vi disegno un albero a mano, voi siete immediatamente in grado di cogliere che quello è un albero, anche se lo schizzo come lo sto facendo io non l'avete mai visto. Questo perché abbiamo capito, esseri umani, che un albero è fatto da alcune proprietà, da foglie attaccate a dei rami che fanno una chioma, c'è un rapporto tra la chioma e il tronco, se la chioma dell'albero è troppo grande rispetto al tronco diventa un cespuglio, insomma, ne abbiamo colto delle proprietà. Quindi, come trasferiamo il concetto di generalizzazione, ovvero essere in grado di aver capito delle proprietà, a quelle dei mercati? Lo trasferiamo in questo modo qua, che vedete nella slide davanti a voi in questo momento. Cioè, l'obiettivo è trasferire delle proprietà delle correlazioni, ok, per semplificare, a un modello che le possa utilizzare per prendere delle decisioni e capire come posizionarsi. Allora, il primo step, quello che vedete fino qua, dovreste vedere anche se scrivo, quindi partendo dall'universo investibile, andando a creare degli esempi, no? come se lavorassimo con delle piante e volessimo trovare un sistema in grado di capire di che tipo di pianta si tratta, andremo a fare delle foto di dettaglio, delle foglie sul ramo, di come sono distribuiti i singoli rami, della forma del tronco, della corteccia, eccetera. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi andiamo a creare tanti esempi, no? Andando a fare la stessa cosa, cioè distruggendo un po' l'informazione totale per creare degli esempi. Ora, questi esempi, che in questo caso poi dopo semplifichiamo dicendo che sono clusterizzati, visto che la domanda sorge spontanea, andiamo a fare una precisazione. Ipotizziamo di avere un piano e poi di averne successivi, no? Questo piano rappresenta il piano su cui ci sono tutti gli esempi, tutte le matrici. Ok, sono distribuiti all'inizio in maniera casuale, no? Ci sono tutti i vari esempi che abbiamo costruito a storia. In realtà noi sappiamo ciascuna situazione come si è evoluta nel futuro, cioè qual è stata l'evoluzione di questa cosa, in una finestra da 1 a 3 mesi.
ecco che vediamo i piani successivi, no? A questo punto, che cos'è che fa la macchina? Crea delle analogie tra sostanzialmente caratteristiche simili delle matrici e come queste sono evolute nel futuro. Qual è la cosa interessante? Che magari due matrici simili possono evolvere in maniera completamente diversa. Questo è informativo. Oppure due matrici diverse possono evolvere nello stesso modo e capire l'evoluzione. Questa, diciamo, analisi di clustering ci consente di fatto di capire o avere un'idea probabilistica di come potrebbe evolvere caso per caso. A questo punto, e qui vado alla risposta della domanda più precisa, che cosa accade? Che quando noi arriviamo con il descrittore della nostra realtà ad oggi, ovvero la matrice, certo che la matrice non è una, ma è una calcolata in maniera diversa, che però rappresenta l'intero universo investibile, che cos'è che fa la nostra intelligenza artificiale? Va a vedere all'interno della matrice se ci sono delle zone che può associare a possibili evoluzioni. Con questo costruiamo i pesi, tenendo in considerazione questo. Questo è di grande valore perché? Perché in realtà l'evoluzione di queste dinamiche è continuativa, cioè non è una cosa che viene fatta una volta nel tempo e quella è, ma in costante evoluzione, e in realtà ci permette quindi di cogliere una grande dinamicità delle evoluzioni, delle condizioni. Grazie Tommaso. Interrompo qua la condivisione così vedete le nostre facce mentre vi rispondiamo e tocco ancora qualche domanda. Ho visto prima una domanda che, di Carla e questa la giro a Simone, sull'integrazione o sull'importanza dei fattori all'interno dei nostri modelli, quindi fattori di investimento. I classici fattori di investimento, diciamo, sono, noi li utilizziamo più per controllo, tra virgolette, per diagnostica che per decisioni, quindi è un aspetto che guardiamo, ma non è diciamo, l'aspetto chiave con il quale prendiamo le decisioni. Quindi è sicuramente interessante vedere quale tipo di esposizione ci può essere, però non è il motivo chiave con il quale noi costruiamo i portafogli nel momento in cui facciamo l'asset allocation. Grazie Simone. Io direi che siamo in perfetto orario, quindi vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi in questa ora. Vi faccio vedere e lascio come slide per qualche minuto i nostri contatti, quindi se voleste condividere con noi domande, voleste saperne di più, qualunque cosa dovreste vedere ora, il contatto mio e delle persone che si occupano di business development insieme a noi e quindi potete contattarci direttamente e vi rimando ai prossimi appuntamenti, insomma sta diventando una specie di abitudine, quindi ci risentirete presto con altri approfondimenti sull'intelligenza artificiale, il mondo della finanza. Quindi grazie a Simone, grazie a Tommaso e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a tutti e tanti auguri di buon Natale e buon anno. Tanti auguri anche da parte mia, grazie. Ciao.